Ageo capitolo 1. Nel secondo anno del re Dario, il sesto mese, il primo giorno del mese, questo sarebbe 520 avanti Cristo. La parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabel, figlio di Shealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Jehozadak, sommo sacerdote, dicendo. Ok, qui entriamo nel paragrafo, qui parla del passivismo. Passivismo, e il popolo di Dio è sempre stato, perché il serpente morde il calcagno della donna, della Chiesa, non la può uccidere perché c'è dentro Dio, c'è Gesù, va bene, però cosa succede quando un veleno non ti uccide? Ti tramortisce, ti stravolge. Quindi in termini religiosi io lo chiamo passivismo, letargo. Okay. Allora, verso 2. Così dice l'Eterno degli eserciti. Così dice l'Eterno degli eserciti. Questo popolo dice, il tempo non è ancora giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere ricostruita. E allora la parola dell'Eterno fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo, dicendo, è forse questo il tempo per voi di abitare nelle vostre case ricoperte, mentre questo tempio giace in rovina? Quindi, praticamente questi qua, un po' come il cristianesimo di oggi, la stragrande maggioranza, se la prendevano comoda. Cosa succedeva? Succedeva che, per dare un quadro totale, diciamo qui siamo 520 avanti Cristo, cioè qui il tempio è distrutto dai babilonesi, va bene? E siamo nell'era della Medio Persia, quando la Medio Persia diciamo attacca Babilonia e la distrugge. Quindi il tempio è stato distrutto nel 587 e nel 500 avanti Cristo, nel 538 ecco che Medio Persia, il re Dario, la Media veramente, attacca Babilonia, come dice in Daniele capitolo 5, e Dario, il Medio, Medo, della Media, regnò in Babilonia. Però poi vediamo che... Was Cyrus first, no? No, fu il Medo Dario che conquistò Babilonia. Poi due anni dopo arrivò Ciro, che era un impero più potente, la Persia, che era alleata con la Media, che poi fecero la guerra e la Persia prese tutto. In quel tempo erano alleati. Quando si presentò Ciro due anni dopo, il Dario, il re della Media, si fece da parte. Va bene? Infatti vediamo Daniele capitolo 5, Dario conquista Babilonia. E Daniele capitolo 6, Daniele viene provato e gettato nella fossa dei leoni, e il re Dario lo voleva liberare, però poi vediamo due anni dopo a Daniele capitolo 10 che il re è Ciro, capito? Comunque io vedrò le date e poi voi le scrivete, va bene? Quindi nel 605 avanti Cristo Nebuchadnezzar sconfigge il faraone Nico nella famosa battaglia di Carchemish, e nel 597, quindi 7-8 anni dopo circa, c'è il primo attacco di Babilonia contro Gerusalemme, quindi sconfigge l'Egitto, e poi nel 587, 10 anni dopo, e qui andiamo a ritroso, siamo avanti Cristo, 587, dicevo, c'è la distruzione di Gerusalemme e distruzione del Tempio da parte di Nebuchadnezzar di Babilonia. Ok, andiamo avanti ancora, e nel 538, va bene, Babilonia cade a Medio Persia. Vi sto dando le date, fratelli, fate bene appuntarvele per quando insegnate profezia. E poi aggiungiamo a 446 avanti Cristo, 446, 445, insomma dipende dalla, come contate, e Neemia ricostruisce le mura, quindi 446 Neemia ricostruisce le mura di Gerusalemme, e questo ci però nel 536, va bene, facciamo un passo indietro qui, 536 Ciro ordina il rientro, va bene, dei giudei che possono tornare in Israele, capito? Quindi, e dopo di quello
E appunto arriva Nemia, ripeto, nel 446, costruisce le mura. Però nel 536 Ciro ordina il rientro dei giudei e ordina la ricostruzione del Tempio. E qui siamo nel libro di Esra, va bene? E poi questo ci porta all'attuale insegnamento di oggi del profeta Ageo, che era un contemporaneo di Zaccaria. Tutti e due profeti erano contemporanei, tutti e due lavorarono a spronare, ispirare Israele a ricostruire il Tempio. Quindi gli ebrei hanno ricevuto il permesso da parte di Ciro di ricostruire il Tempio, però loro invece hanno rimandato dicendo nel verso 2: il tempo non è ancora giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere ricostruita. Sì. Infatti nella versione Amplified in English it says che hanno rimandato per 18 anni la ricostruzione del Tempio. 18 anni, eh? Mm. 18 years. Sì, e se la prendevano come, un po' come oggi dicono, non è il tempo di costruire il Tempio, oggi dicono, tradotto in italianese, in religionese. Sì, oggi dicono, non è il mio tempo andare a evangelizzare, non è il mio tempo andare a vincere anime. Va bene, oggi dicono così. Mm-hmm. E invece nel verso 4 Dio gli risponde e dice: forse questo è il tempo? E forse questo è il tempo per voi di abitare nelle vostre case ricoperte, mentre questo tempio giace in rovina? Capisci? È come oggi dire, case ricoperte volevo dire case lussuose. Va bene, allora, cioè, è un po' come oggi, è tempo questo di avere la casa con la vostra lavastoviglie, con la vostra aspirapolvere, con la vostra aria condizionata, il vostro riscaldamento, la vostra televisione, il vostro stereo, la vostra macchina, quando il Tempio del Signore giace in rovina oggi? Qual è il Tempio che giace in rovina oggi? Il Tempio, il Vaticano, San Pietro o le chiese evangeliche? Cos'è che giace in rovina? No. Qual è il Tempio di oggi che giace in rovina, che Israele cristiana non ricostruisce? È il Tempio Eterno, il Corpo di Cristo. La Nuova Gerusalemme. Ah, perché in Atti 7,48 dice il Dio non abita in templi fatti da mani d'uomo. Non abita nel Tempio Cattolico Protestante. No. No, quello lì sono posto per andare a dormire, posto per andare a riposarsi. La domenica mattina illudendosi che la messa è il servizio di Dio, che il tempio evangelico è il servizio di Dio, è una bugia del diavolo. Va lì a riposare i fondelli, non è che sta servendo a Dio, capito? E allora oggi succede quello che succede, un perfetto parallelo. Loro non si rendevano conto, i profeti li sferzavano, li svegliavano, li spronavano e anche li rimproveravano. Oggi ci sono diversi messaggeri, di cui io spero di essere uno, va bene, che spronano, cercano di svegliare, mettere in moto una chiesa criminalmente addormentata. Quindi la bugia che circola oggi, che il diavolo ha messo in circolazione, oggi qual è? Beh, in qualunque chiesa vai, dice, trovi sempre la stragrande maggioranza, e la bugia è questa: Dio non mi ha chiamato ad operare per Gesù, a me mi ha chiamato a fare niente. Mi hai chiamato a sedermi qui a scaldare una panca. E questa è la bugia che il diavolo ha messo nel circuito religioso. Matteo 10,38, cos'è che dice invece Gesù? Matteo 10,38. Cosa dice il Signore? E chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Altro che Dio non mi è. Non è che Dio non ti ha chiamato, è che non sei degno. Chi non prende la sua croce, non lo segue, non è degno di me. Non è che non sei chiamato, non sei degno. E la tua indegnità ti ha accecato gli occhi. Dio benedica i fratelli della nostra chiesa, i fratelli di qualunque chiesa, i fratelli cattolici, evangelici, di Geova, che vanno a predicare Gesù e Gesù e Gesù. Non Geova, che nessuno conosce. Va bene? Tutto quello che conosciamo di Geova è attraverso un buchino che si chiama Gesù. E basta. Va bene, fratelli, sì, di Geova? Ma se predicate Gesù, siamo fratelli al 100%. Allora, servire il mondo cos'è? Qual è il frutto di servire il mondo? È la infruttuosità. Allora, leggi il verso 5. Verso 5 di Ageo 1. Perciò ora dice l'Eterno degli eserciti, considerate bene il vostro comportamento,
Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Mangiate, ma non fino a saziarvi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vi vestite, ma nessuno sta al caldo. Chi guadagna un salario, lo guadagna per riporlo in una borsa forata. Così dice l'Eterno degli eserciti, considerate bene il vostro comportamento. Va bene, quindi... E cioè, sembra essere scritto stamattina questa, per la situazione dell'Israele cristiana del mondo. Dice, avete seminato molto, ma raccogliete poco. Cioè, lavori alla Fiat, lavori... Chi c'ha il lavoro, poi ci sono molti disoccupati. E vai a lavorare la mattina alla sera, tutto l'anno, però non stai raccogliendo niente. Stai pagando il 50, 40, 50, 60% di tasse al mondo. E stai pagando tasse per il fumo, perché il mondo andrà in fumo. State mettendo il salario, dice qui al verso 6, in una borsa forata. Perché tu che paghi, non so, 45% di tasse sul tuo stipendio, tu stai lavorando, 50%, arrotondiamo, cioè, mi hanno detto che certi posti pagano il 60%. Tu che paghi il 50% di tasse, tu stai lavorando 6 mesi per un governo che è là a sostenere le perversioni sessuali, è là a sostenere gli aborti, mm-hmm. Va bene, lavori 5 mesi per loro, va bene? Guardiamo all'esercito cristiano di oggi, la maggior parte in fuga davanti ai filistei dell'ateismo, delle perversioni sessuali, i loro leader come i pastori del Vangelo di Prosperità, il marxista falso papa, li guidano alla fossa, alla resa, li guidano all'abbandono della fede, li guidano al Vangelo sociale, alla politica umanistica, cose che hanno scristianizzato il mondo cristiano. Cosa state lì a ascoltare questa gentaglia? Ma quale Vangelo prosperità? Leggete il Vangelo. Il Vangelo prosperità c'è un messaggio. Seguilo e ci saranno soldi per te. È il diavolo che corrompe di nuovo. Ha detto a Gesù, adorami e ti do il mondo, ti do soldi. E Gesù, la soffiato via. Però i cristiani di oggi non lo soffiano, sono lì, quindi se io metto in tasca del pastore $100 o €100, Dio mi benedice, mi dà 1000. Investimento perfetto, cioè guadagni più che vendere droga. Allora, domanda, quella domanda, che fare? Che fare? Servire Dio. In base a come Gesù ci ha insegnato di fare. Dobbiamo farlo in tempi angosciosi, quando il mondo diabolico e le false religioni sono opprimenti. Matteo 10. Tre scritture, Matteo 10, Giovanni 20 e Matteo 18, tre scritture su questo. Quindi la domanda è cosa fare? Mm-hmm. Dobbiamo servire Dio in base a quale dottrina? La mia, la tua, quale? In base a come Gesù ci ha insegnato di fare, anche quando le cose sono difficili, quando il mondo è diabolico, va bene? Matteo 10, 23, Giovanni 20, 19. Matteo 10, 23. E quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Cosa vuol dire questo? Quando la situazione si fa bollente, che buttano i bambini e i coccodrilli in Egitto, preparati a tagliare la corda dall'Egitto. Mm-hmm. E Dio li aiutate. Quando qui stanno buttando i bambini, mettete i bambini e li parcheggiate nelle scuole, così che voi potete vedere la televisione, potete andare a lavorare per soldi, e gli insegnano a diventare pervertiti sessuali, è tempo di fuggire in un'altra città, in un'altra regione, in un'altra nazione, ovunque potete sopravvivere crescendo patate, e i bambini sono protetti. E Giovanni 20, 19. Or la sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, ed essendo per timor dei giudei serrate le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, Gesù venne e si presentò quivi in mezzo. Ok, capito, a volte bisogna chiudere le porte e nessuno sa dove che stai pregando. Mm-hmm.
Non deve saperlo il terrorista che deve passare con la moto a tirare la bomba dentro, perché alle 10 della mattina i passerotti si riuniscono a cantare, come a cinguettare come gli uccellini. Non devono sapere, il diavolo non deve sapere dove ti riunisci. Amen. Perlomeno lo saprà il diavolo, ma non lo sanno i suoi seguaci. Perché ti riunirai oggi a casa mia, domani a casa di Angela, dopodomani a casa di Giuseppina e dopodomani a casa di Franceschino. Non sanno mai dove ti riunisci, a che ore ti riunisci. Ma se ci riuniamo come gli anatroccoli, tutte le domeniche alle 10 a ripetere cantilene, è logico che il diavolo ci distruggerà, no? Io sono anni che opero così. Va bene, i vicini intorno a noi non lo sanno mica che siamo una chiesa. Va bene? Perché? Perché come qua, Giovanni 20:19, si riunivano a porte chiuse, mm-hmm. va bene? Sì. Per timore dei giudei. Chi erano i giudei? Il popolo di Dio. Il Papa non deve sapere dove ti riunisci. Ai. Il Papa ti manderà l'anticristo col marchio della bestia a cercarti. Mm-hmm. Io quelle chiese in Italia che sono lì... hanno paura, non possono predicare mezza parola fuori riga perché se no perdono l'esenzione delle tasse. Non so se mi fanno venire mal di stomaco o se mi fanno ridere, non sono sicuro. Ma cosa state lì per 30 denari di argento del governo, esenzioni di tasse? Ma chi se ne frega, dicevano, dell'esenzione delle tasse. Ma buttategli 30 denari, almeno Giuda ha buttato 30 denari nel tempio prima di impiccarsi. Mm-hmm. Certe chiese non fanno neanche quello. Se le mettono nella banca queste esenzioni tasse. Io non ho mai avuto esenzione tasse. Al diavolo non gli piace come io predico. Non mi esimerà niente. Uno di questi giorni mi esimerà dalla vita, che mi crocifiggerà, forse. E che Dio mi aiuti. Matteo 18:20. Allora, qui c'è l'indirizzo della chiesa. Cioè Gesù ha messo una ruota di scorta. Quando le chiese, le religioni diventeranno gesuite, o farisaiche o giudaiche o quello che ti pare, Gesù mette una ruota di scorta. Questo Papa sta predicando che se non vai nella sua chiesa non puoi salvarti, non puoi andare in cielo, non puoi fare Vangelo fai da te, non puoi avere comunione con Gesù, solo tutto attraverso di lui, dice il diavoletto. Allora, cos'è che dice Matteo 18:20? Indirizzo della vera chiesa. Poiché dovunque due o tre sono raunati nel nome mio, quivi sono io in mezzo a loro. Sono radunati nel nome mio. Sì. Allora, cosa dice qua Gesù? Dove ce ne sono due o tre riuniti, quella è la tua chiesa. Sì. Ma questo è il piano di Dio? Che tutti i cristiani due e due? No! In una situazione ideale, se c'è una chiesa degna di questo nome, speriamo noi di essere una... Certo che devi stare in unità con il tuo pastore, i pastori e gli anziani, è logico. Però quando esci da una chiesa, perché questa chiesa qui non è più degna di essere chiamata chiesa, ma si potrà chiamare centro pedofilia o si potrà chiamare luogo dormiveglia per i sonnambuli, allora esci, ti scuoti la polvere dai piedi e ti riunisci a casa tua con tuo fratello, tua sorella, tua moglie e i tuoi figli, ma non è che rimarrai sempre te, tua moglie e nessun altro, perché allora non siete una chiesa, sei una comunità. Ma per essere chiesa non è solo te, tua moglie, basta, ci vuole che ti riunisci, capisci? Deve avere una chiesa, un pastore, cioè la chiesa che vai, dove ti nutrono il cibo, dove ti danno le profezie, dove ti insegnano, quella è la tua chiesa, può essere la mia, può essere un'altra meglio della mia, ma insomma una chiesa devi avere, non puoi sempre vivere da solo perché sennò io non mi sottometto a nessuno, devi sottomettere lo Spirito Santo, va bene. Allora, in tempi difficili è imperante, importante che ubbidiamo a ciò che le scritture insegnano, come sappiamo cosa fare, cosa non fare, quando le cose, l'andazzo si fa duro, va bene? Come si fa? Si va alla parola, non al Papa, alla parola si va, non ai falsi profeti, non ai profeti che ti fanno dormire sulle panche, si va alla parola e poi se c'hai una chiesa che collima con la parola, sii un membro fedele di questa chiesa, quella è la chiesa alla quale Dio ti guida, non sta a me a dirti quale chiesa devi appartenere.
Va bene, dimmi Angela. Come vediamo qui in Ageo, capitolo 1, abbiamo letto che gli ebrei seminano molto, raccolgono poco, mangiano ma non sono saziati, si vestono, non stanno al caldo, quindi lavorano in vano perché non hanno benedizione, perché stanno camminando in disubbidienza. Dio ha detto di costruire il Tempio, loro non lo fanno e tutto quello che dedicano la loro vita per fare non funziona, niente è benedetto. Quindi qui si vede chiaramente che devono tornare all'ubbidienza, alla parola, fare quello che Dio dice e allora saranno anche benedetti. Perché la benedizione non sta di appartenere a questo o quell'altro predicatore, no, ma di appartenere, di seguire la parola. Dio non vorrà altri dei davanti a sé, capito? Il predicatore non è nessuno. Il predicatore deve stare seguendo la parola, per cui queste chiese cieche che seguono un predicatore o un papa o una chiesa evangelica che se il pastore li deve nutrire col cucchiaino tutte le domeniche perché loro non sono capaci, buonanotte. Grazie a Dio che abbiamo una chiesa sparsa che la gente ne ha, abbiamo fratelli di tutto il mondo che non è facile venire qua a incontrarci. Ciò vuol dire che sta seguendo la parola. A me non mi seguono di sicuro, non mi conoscono neanche. È vero, sì. Io sono una voce nel deserto, una voce che parlo, quindi per far parte della nostra chiesa dovete veramente, veramente far contatto con il Signore e non sì. Potete fare parte della nostra chiesa perché la sorella c'ha begli occhi, il fratello è di presenza ai tante. Neanche ci vedono. Va bene, no? Capito. È solo Gesù. E quindi state seguendo Gesù. Amen. Va bene. Allora, la chiesa che mi piace, il pastore, la pastoressa, sono così dolci, così qua, così là. No. Qua, se la nostra chiesa, devi semplicemente seguire la parola e non c'hai altra via di uscita. Sei obbligato, se vuoi rimanere qua, a seguire la parola. Ageo 1.8, cos'è che dice? Ageo continua a spronare la Israele addormentata. Esattamente buona per l'Israele di oggi. 1.8. Salite sui monti, portate legname e costruite il Tempio, poiché possa compiacermi in esso ed essere così glorificato, dice l'Eterno. Cosa dice qua Ageo? Dice: salite sui monti, portate legname, costruite il Tempio, alzate dalle panche, affinché, dice Dio, io possa cominciare a compiacermi in esso e ad essere glorificato, dice l'Eterno, perché così come va non mi state glorificando. Quando hai mai sentito parlare che una panca glorifica Dio? No. Un muro religioso? No. Ma per cortesia. Quindi Dio sta dicendo, e dice ancora oggi, va bene, alzatevi le maniche, andate sui monti e prendete legname. Oggi il legname da prendere adesso è un legname spirituale, le pietre da costruire del Tempio sono pietre vive. Come si fa ad andare? Quali monti? Dove sono le anime che evangelizziamo, fratelli? Questo è il Tempio che dobbiamo costruire. C'è un Tempio da costruire, si chiama, no, Gerusalemme. Sì, va sì, bene, sì. Via, verso 9. Amen. Vi aspettate molto, ma in realtà c'è stato poco. Quando poi l'avete portato a casa, io l'ho soffiato via. E perché? Dice l'Eterno degli Eserciti. A motivo del mio Tempio che giace in rovina. Capito, mentre dice, ognuno di voi corre alla propria casa. Hai capito? Dice, perché io l'ho soffiato via? Perché? Wow. Perché io non l'ho benedetto? Perché invece di benedire maledico, perché il mio Tempio giace in rovina? Perché oggi ci sono famiglie cristiane che leggono la Bibbia giorno e notte, giorno e Bibbia, però ci sono maledizioni, i figli si drogano, i figli sono debosciati, la loro chiesa si chiama discoteca, il loro pastore si chiama televisione e trattano i genitori come due pezzi di immondizia, non rispetto. Perché la Chiesa, perché il Tempio è in rovina. Quale Tempio? Il Tempio mondiale della Nuova Gerusalemme che viene costruita pietra per pietra, anima per anima. Andate sui monti, dove sono i monti? Nelle strade, ovunque ci sono pecorelle. Non devi andare in Africa in mezzo alle brosi e diventare lebroso. Puoi evitarti anche quello. Ci vuole, l'Africa è venuta a te in Europa. Sì. E anche ovunque sei, ovunque ci sono persone, lì è la nostra Africa, la nostra Asia. Amen. Il nostro campo di missione. 10. 10.
Perciò sopra di voi il cielo ha trattenuto la rugiada e la terra ha ritenuto il suo prodotto. Capisci? La terra si ribella. Perché oggi tutta la terra è in ribellione, a parte che il mondo lo sta aiutando alla grande, e plastica dappertutto, immondizia dappertutto. Avanti. E io ho chiamato siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul mosto, sull'olio e su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle vostre mani. Quindi Dio che chiama queste maledizioni, sono parole forti, altro che questi religiosi, Dio ama tutti, è tutto a posto, questa gente che non conosce Dio. Non conosce Dio questa gente, non ha idea chi sia Dio. E quasi tutta la Chiesa mondiale prega per benedizioni, ma riceve maledizioni. Avanzano ateismo, terrorismo, perversioni sessuali, scuole omosessuali, insegnanti socialisti, marxisti, avanzano. Perché? Perché ma la maledizione del diavolo sta avvolgendo tutto il pianeta. Perché non è perché vede il capitalismo e il comunismo che sono cretinate. Il capitalismo e il comunismo sono cretinate, sono fumo negli occhi. Quello è il problema. Il cristianesimo era la sola cosa che fermava tutto il male. Quando i cristiani hanno deciso di mettersi in letargo, hanno fatto un errore. E adesso mieteranno l'orrore. Ageo 2.1. E l'orrore che mieteranno è la tribolazione che viene. Nel settimo mese, il 21° giorno del mese, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo, dicendo: parla ora a Zorobabel. 4, salta al 4. E ora sii forte, Zorobabel, dice l'Eterno, sii forte, Giosuè, figlio di Jehozakad, il sommo sacerdote. Sii forte, o popolo tutto del paese, dice l'Eterno, e mettetevi al lavoro. Mettetevi al lavoro. Perché io sono con voi, dice l'Eterno degli eserciti. Capito? Dio è con voi, cosa vuol dire? Dice, sono con voi e non sono seduto su una panca a dormire. Io sono un Dio attivo. 5. Secondo la parola del patto che stabilì con voi quando usciste dall'Egitto, così il mio spirito dimora in mezzo a voi. Non temete. Alleluia. Quindi adesso non si adora più nei templi, perlomeno non dovremmo, anche se molti lo fanno, anche se la maggior parte stanno adorando nei templi errati, non dovrebbe esistere questi templi. E ora li chiamano santuari. E chi l'ha autorizzato a fare il santuario? È proibito fare un santuario se Dio non dà autorizzazione. Era dato solo una volta a Salomone, poi a Zorobabel, la seconda volta in tempo appunto di Age, e basta. La Bibbia, ci sono comandamenti, proibisce di adorare dove ti pare. Ora Gesù dice dove due sono riuniti, ma non in un santuario che viene controllato dal fariseo di turno. Ovunque, anche in un santuario, se non ti scocciano, trova il santuario, è un posto brutto per pregare. Che c'è sempre quello col microfono e col suo protocollo. Va bene? Allora, la realtà è che dobbiamo lavorare a costruire questo tempio, il tempio spirituale. Un tempio che il diavolo odia moltissimo. Il tempio, come ho detto, della Nuova Gerusalemme. Questo è il tempio che Cristo, il grande Neemia, il grande Ezra, il grande Zorobabel, dei quali tutti furono simbolo, il vero sacerdote sta costruendo adesso. Gli vogliamo dare una mano per cortesia? Gesù sta costruendo la Nuova Gerusalemme. Sì. In quale posto viene costruita la Nuova Gerusalemme? Gerusalemme scende dal cielo, no? Sì. Ma non viene costruita in cielo. Viene costruita adesso. È qui sulla terra. Evangelizzando. Perché le pietre non si trovano in cielo. Non ci sono anime perdute da convertire in cielo. Sì. Qui adesso, intorno alla mia casa, intorno dove io cammino, intorno dove io vado, ovunque vado, lì, cosa vedi a destra e a sinistra? Pecorelle. Pietre. Pietre vive. Sì. Ma ancora non convertite.
E allora dice il Signore: andate sui monti a prendere il legname. Traduzione: andate dappertutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Amen. In cielo la Nuova Gerusalemme non può progredire. Neanche Dio può farla progredire in cielo, perché non ci sono anime da convertire in cielo. Come fa a farla progredire in cielo? Va bene? Gerusalemme è fatta di anime scritte nel libro dell'Agnello, anime salvate qui sulla terra. Gesù non ha potuto salvarci dal cielo. Perché? Perché dal cielo non poteva salvarci. Ha dovuto scendere qui, farsi uomo, precisamente scendere o scalare il Calvario. Ha detto: andate sul monte e prendete il legname. E Gesù è andato sul monte e ha preso un legno, si chiama la croce. Va bene? E ora sta a noi, capito? È la nostra ora. È il nostro Calvario, non è più quello di Cristo. Tranne quando si mette sotto la tua croce, e si mette e ti aiuta a portare la tua croce. Quando sulla croce Gesù ha detto: Padre, perché mi ha abbandonato? Perché ha detto così? Perché il Padre era lì in croce con lui. E quando ha dovuto staccarsi per pochi secondi affinché morisse come qualunque criminale, qualunque perduto, qualunque posseduto, qualunque abbandonato da Dio, reietto, criminale, colpevole, ha dovuto morire così. Peccati nostri, non suoi. Perché mi ha abbandonato? Cosa stavo dicendo? Cosa vuol dire? Vuol dire che il Padre non l'aveva mai abbandonato. Il Padre era lì a aiutarlo. Come Ur e Aronne alzavano le braccia di Mosè sul monte. Dio era lì ad alzare le braccia di Gesù sulla croce. Grazie Gesù. Grazie Signore. Grazie Gesù. E Gesù sarà lì a sopportare le vostre mani quando vi crocifisseranno a voi, quando vi tortureranno, vi diranno: prendi il marchio e sei libero. E tu dici: no, potete torturare quanto volete, io non lo voglio il marchio. E allora Dio sarà lì ad aiutarti, come ha aiutato Gesù in croce. Dio sarà lì, Gesù sarà lì, Gesù innalzerà le tue braccia, Gesù innalzerà le tue mani, Gesù, lui sarà lì a baciare il sangue che ti scende dalle mani crocifisse. Sarà lì a incoraggiarti. Gesù dice: fatti coraggio. Io sono con te. Io sono qui in croce con te. Io vengo ancora torturato con te. Vengo oppresso con te. Vengo picchiato con te. Non sei solo in questa cella. Solo aspettare le torture, aspettare la morte. Io sono con te, dice il Signore. Io non ti lascio. Alleluia. Grazie Gesù. Grazie Signore. Ho gli occhi appannati e non vedo più niente. Grazie Gesù. Vuoi andare a Agai 2:4 per favore? E 5. Ageo 2:4-5. Agai vuol dire Ageo. Dice l'Eterno: e mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice l'Eterno degli eserciti. Secondo la parola del patto che stabilì con voi quando usciste dall'Egitto, così il mio spirito dimora in mezzo a voi. Non temete. Che sta dicendo qua? Dice: mettetevi al lavoro perché io sono con voi, io lavoro con voi, dice l'Eterno degli eserciti. Non avete paura di lavorare per me, dice il Signore. Io sono con voi. Dice il Signore, secondo la parola del patto che ha stabilito con voi quando usciste dall'Egitto, così il mio spirito dimora in mezzo a voi, non temete. Dio ci sta dicendo di non avere paura. Ci dice che la stessa potenza che fece i miracoli in Egitto è ancora qui. Adesso, amen, questo istante, con noi, come è scritto anche Ebrei 13:8, Marco 16:20, cosa dice? Ebrei 13:8, Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Marco 16:20, Giovanni 15:16. Marco 16:20,
e quelli se ne andarono a predicare dappertutto, operando il Signore con essi e confermando la parola con segni che l'accompagnavano. E Giovanni 15:16. Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. E Gesù dice, Gesù mi dice e ti dice, qualunque cosa chiederai nel momento che non ce la fai più, magari prima di morire, chiedi e ti sarà dato. Però in quel momento tu chiederai per la saggezza dello Spirito Santo, chiederai non di essere liberato dalla croce, ma di essere aiutato a portarla, non di evitare il calvario e la crocifissione, ma di essere aiutato ad attraversarla. Questa sarà la preghiera giusta che Dio risponderà. Non risponderà alle preghiere di convenienza, egoiste, io voglio mangiare bene, bere bene, guadagnare bene, evitare la tribolazione. Questa non è una preghiera divina, questa è una preghiera del diavolo. Gesù non ha pregato, Padre, cancella tutto, arrivederci a Dio e se n'è andato. No, ha detto, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Quando impareremo a pregare così, Dio risponderà a tutto. Allora, andiamo ancora da Ageo, andiamo verso 8, capitolo 2. Voglio dire su questo versetto di Giovanni 15:16. Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. E stavamo l'altro giorno leggendo proprio Giovanni 15 con i bambini, nella preghiera del mattino, eravamo tutti insieme, e leggendo questo, così è nato il messaggio di oggi di Ageo, perché dicevamo, guarda come sarebbe bello, tutti vorremmo chiedere tutto quello che vogliamo dal Padre e Lui la concede, perché così dice, tutto quello che chiederete al Padre e Lui ve lo dia, ma c'è la condizione, vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e allora quello che chiederete vi sarà dato. C'è la condizione. La condizione di portare frutto, e questo è il messaggio di Ageo, se voi non portate frutto, non importa quanto seminate, mettete poco, quanto mangiate, non siete saziati. I soldi che guadagnate sono in una borsa forata, quindi non importa tutto quello che fate per questo mondo, per la vostra vita, non funziona, non è benedetto, non dà frutto, rimaniamo frustrati perché abbiamo Gesù nel cuore e il mondo non ha niente da offrirci. Solo inganni luccicanti, lucenti, splendenti, affascinanti, ma bugiardi, falsi. È come vai al porto della prostituta, tutte minigonne che tacchi alto, tutto appariscente, è tutto inganno però. Non è amore vero, è amore mercenario. E così cerchiamo invece di guardare gli occhi dello Spirito. Amen, amen. Dio ci aiuti. Non lavorare tanto e forzarci tanto per questo mondo perché è invano, non è la nostra chiamata. Il Signore ci ha costituiti a andare e portare frutto. E il resto ci sarà dato. Prima Giovanni 5:14, se chiedete qualcosa nel mio se chiediamo qualcosa secondo la sua volontà, Lui ci ascolta. Quindi quando i discepoli chiesero al Signore, insegnaci a pregare, e fratelli, noi non sappiamo pregare. E le preghiere che ti insegnano in certe chiese sono preghiere di convenienza. Dammi, 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 dammi e dammi. Tu, Dio, sei mio servo e sei qua per servirmi. E qua lavi i miei piedi e ciao e dammi i soldi e dammi la guarigione, dammi questo, dammi quell'altro. Guardate che il paradiso non è così. Il paradiso, l'entrata del paradiso come si chiama? Calvario. Dio ha messo un calvario all'entrata. Quindi già quello lì elimina la stragrande maggioranza del dammi, dammi, dammi. Il Vangelo della prosperità per me e per me. E Dio sarà già. Tanto Lui è amore. Ageo 2:8. Continua il profeta. Ageo 2:8. Mio è l'argento e mio è l'oro, dice l'Eterno degli eserciti. E allora cosa serve il Vangelo di prosperità? È falso, perché Dio ci darà tutte le ricchezze necessarie e anche abbondanti, se siamo fedeli, per compiere il suo lavoro.
non devo andare a compromettere la mia corona seguendo la prosperità. Si segue Gesù, se poi Dio ci vuole fare ricchi come Abramo, che era ricchissimo, bene, però lo usiamo per il Vangelo. Però. Guarda, io lo posso testimoniare, che a volte è poco, a volte è tanto, ma alla fine tutto viene equilibrato, a volte abbiamo un po' di più in abbondanza, a volte di meno, ma alla fine c'è l'equilibrio, viene compensato in base al nostro bisogno, in base alla nostra fedeltà. Va bene? Sì, sì, è vero. Verso sì. 9. La gloria di questo ultimo Tempio sarà più grande di quella del precedente, dice l'Eterno degli Eserciti, e in questo luogo io darò la pace, dice l'Eterno degli Eserciti. Alleluia. Ora, no, normalmente gli studiosi biblici attribuiscono questo verso, il 9, al secondo Tempio, perché dice la gloria di quest'ultimo Tempio sarà più grande di quella del precedente. Mm-hmm. Un po' come le profezie che sembrava che parlava a una persona, invece parlava di Gesù. Sì. Capito? Parlava di uno tradito da un amico, invece parlava che quello era Giuda. Ma in Ageo stavano costruendo il secondo Tempio. Secondo Tempio. E qui non parla del secondo Tempio? Cioè, normalmente gli studiosi biblici attribuiscono questo al secondo Tempio, infatti così sembra. Sì, sì, la sì, gloria sì. di quest'ultimo Tempio sarà più grande del precedente, va bene? Dice l'Eterno degli Eserciti, in questo luogo io vi darò la pace. Bene, cioè contrariamente alle apparenze, io non credo che questa scrittura parla del secondo Tempio, del tempo di Ageo. Perché no? Perché no? Perché se tu leggi il libro di Esra, quando questo Tempio di Ageo, di Zorobabel, secondo Tempio, quando fu completato e fu nei giorni di Esra, va bene? Guarda, vai Esra, capitolo 3. Capitolo 3. 3, sì. Ce l'hai? Sì. 12 e 13, dice, molti sacerdoti, leviti e capi famiglia anziani che avevano visto la prima casa piangevano ad alta voce mentre si ponevano la fondamenta della nuova casa. Molti altri invece alzavano le loro voci gridando per la gioia, al punto che non si poteva distinguere il rumore delle grida di gioia da quello del pianto del popolo, perché il popolo gridava forte e il rumore si udiva da lontano. Ecco, allora, qui vediamo che quelli che avevano visto il primo Tempio, va bene, quello di Salomone, che Davide prima di morire, il padre di Salomone, mise da parte tutto il necessario per il Tempio che lui voleva costruire, però Dio gli disse no, perché nelle tue mani c'è del sangue, mm-hmm. e allora lo costruirà tuo figlio. Mm-hmm. E qual era il sangue di Davide nelle sue mani? E le guerre che ha fatto? No, quello era dell'Eterno. Ah, il sangue di Uria? Esatto. Ah sì? Il marito di Batseba, capito? Mm-hmm. E allora Davide non ricevette la benedizione di questo tempo perché c'era del sangue nelle sue mani. E allora Davide però ammassò delle ricchezze enormi, va bene, oro, argento, rame, cose, pietre preziose, legname, di tutto. E va bene, e però quando questo tempio di Ageo fu costruito, Esra capitolo 3, fu ultimato, dice, i capi famiglie anziani che avevano veduto la prima casa piangevano. Mm-hmm. Perché? E perché dice, caspita, ma non c'è paragone con quello di Salomone. Ah, quindi non era più grande di quello di Salomone? Eh no, quindi tanto che Erode dovete ingrandirlo più avanti. Mm-hmm. Cioè il primo Tempio era una delle meraviglie del mondo. Mm-hmm. Sì. È una cosa che la gente andava lì solamente per vedere, caspita, sì, è vero, sì. La regina di Sheba, cioè è andato per vedere Salomone, la sua saggezza, ma per vedere anche il Tempio. Sì. Però qui vediamo che chi aveva conosciuto la gloria del primo Tempio piangeva, mm-hmm. al ricordo di cosa avevano perduto. Quindi, contrariamente alle apparenze, io credo che qui sta parlando del Tempio finale. Quale Tempio finale? Ci sono... Io credo che ci sono come minimo ancora due templi da costruire. Oh, due templi fisici? Fisici, in Gerusalemme? Sì.
Sì, quello dove l'anticristo si metterà, si siederà come Dio, e poi? È una profezia questa qui di Ageo, è difficile da percepire perché apparentemente sembra parlare di questo tempio, però in parabole Dio può dire altre cose. Però questo, vediamo Ageo, leggi verso 9, Ageo 2:9. Di nuovo. Lo leggo di nuovo. La gloria di questo ultimo tempio sarà più grande di quella del precedente, dice l'Eterno degli eserciti, e in questo luogo io darò la pace. Allora, innanzitutto non fu più grande, la gente piangeva a vederlo. Infatti dice, quelli, gli anziani che avevano visto il tempio di prima piangevano. E poi dice, in questo luogo io darò? La pace. La pace, ma Israele non ebbe pace in quel luogo, perlomeno non per molto. Va bene, vediamo infatti che poco tempo dopo Dio deve mandare un altro profeta, Malachia, e qui siamo nell'anno 397 avanti Cristo, Malachia, l'ultimo profeta del Vecchio Testamento, avvertirli che di nuovo si stavano deviando, erano corrotti. Infatti va a Malachia, per cortesia, capitolo 4. Ok. E qui siamo dal 3:97. Malachia 4? 4:1. Ricordiamoci che Ageo e Zaccaria profetizzano e il Tempio viene ricostruito nel 520 avanti Cristo, questo Tempio di Ageo. Ora, Malachia qui profetizza l'Israele fuori binario di nuovo nel 3:97, metti 400 per arrotondare. Quindi 120 anni dopo la costruzione di questo tempio, Israele esce di binario di nuovo, talmente fuori binario che il libro di Malachia, Dio ha messo delle maledizioni su di loro. E non pagavano la decima, e offrivano animali ciechi, cioè di tutti i colori. Poi se leggi Malachia ci sono delle cose che... degli insulti che sono quasi irripetibili al capitolo 2, cioè una cosa scioccante come Dio si è arrabbiato. Quindi 120 anni dopo Dio mette tutto di nuovo sotto maledizioni e per 400 anni, va bene, fine ai giorni di Gesù, Dio non parla più a Israele per 4 secoli, non gli rivolge più neanche la parola. Va bene? Quindi... non collima, c'è qualcosa che non collima con le profezie qui sempre. Se voi discernete, avete discernimento delle profezie, qui c'è qualcosa che non va. Dice Ageo 2:9, dice in questo luogo io darò la pace, ma non c'è nessuna pace perché Dio non la può dare, perché Israele non la merita. Hai letto Malachia 4:1? No, Malachia 4:1. Poiché ecco il giorno viene ardente come una fornace e tutti i superbi e chiunque opera empiamente saranno come stoppia e il giorno che viene li divamperà, dice l'Eterno degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Terribile, e tutto il libro di Malachia è su questo tono, 4 capitoli, leggeteli, è tutto su questo tono. Quindi non mancate di leggere tutto il messaggio di Malachia, appuntatevelo per cortesia, questa settimana studiatelo, va bene? Quindi Dio toglie poi la parola Israele, va bene, che in ogni caso non ascoltava Israele per i prossimi 4 secoli, dicevamo. Poi sappiamo che al tempo che viene l'Anticristo, va bene, Israele costruirà il terzo tempio, che non c'è ancora. Guarda, sì. Potrebbero cominciare a giorni, sì. Va bene? Abbiamo detto probabilmente ci vorranno 2 trattati, no? Uno un trattato che poi non funzionerà perché sicuramente gli islamici e i palestinesi si lamentano, e poi avviene l'anticristo e lui li infinocchia tutti quanti e allora e lui conferma. Sì, sì, abbiamo studiato ieri. L'anticristo non fa il trattato dei 7 anni ma conferma, va bene, per altri 7 anni, come che dice 27, gli confermerà il trattato per 7 anni. Una settimana. Quindi allora attualmente Israele ha già pronti tutti i materiali per il Tempio, ma questi materiali che Israele c'ha adesso non sono le misure del Tempio finale come lo vediamo in Ezechiele capitolo 40, dove parla del Tempio finale. D'accordo? Il terzo Tempio non è quello finale. Quello finale è Ezechiele 40, il famoso Tempio che durerà 1000 anni. Ma le misure di Ezechiele 40... non è quello che Israele c'ha, non sono le misure dei prefabbricati che Israele c'ha adesso. Ma il
terzo tempio che sarà costruito durante l'anticristo non è lo stesso che durerà durante il millennio? No, non credo, perché Dio dà delle misure specifiche, dovranno abbatterlo quello lì. Perché Dio dà delle misure incredibili, dice voglio che chilometri e chilometri sulla destra del Tempio e a sinistra e davanti, vuoti, perché arriveranno caravane di pellegrini da tutto il mondo per adorare l'Eterno, lo vediamo questo è Zaccaria capitolo 14, scrivetelo, capito? Quindi quello che dice a Geo qui, contrariamente alle apparenze, però conoscendo le altre profezie alla luce delle altre scritture, per forza deve trattarsi di un quarto tempio, neanche quello che l'anticristo permetterà di costruire. Gli islamici non permetteranno mai di costruire un'opera così maestosa che è addirittura meglio del primo tempio, che fa diventare la loro cupola lì, islamica, come una Cenerentola. Non accetteranno mai, va bene? Quindi dovranno essere, questo tempio dovrà essere necessariamente costruito dopo la distruzione dell'anticristo ad Armageddon, e sarà il quarto tempio che durerà mille anni. Io sospetto, va bene, che il terzo tempio sarà distrutto da chi? Da Armageddon? Dagli islamici. Ah. Lo sospetto io. Capito? Gli faranno un favore che finalmente costruiranno come lo vogliono, perché nel millennio i giudei costruiranno come gli pare, ma sotto il controllo dell'anticristo saranno molto limitati. C'è l'anticristo cinese, l'anticristo islamico, l'anticristo europei, l'anticristo papa, quindi gli daranno spazio limitato. Accontentatevi, se no così o niente, va bene? Quindi sarà un tempio umile. Allora, torniamo al punto qua. Sì, tornando al tempio, dicevi che il tempio di Ageo, che sembra essere il secondo tempio, non lo è, perché la profezia dice la gloria di questo tempio sarà più grande di quella del precedente. Ma di gli islamici ci permetteranno allora mai questo. Allora questo di Ageo, quale tempio è? Non è il secondo? Il quarto. Non è il terzo, è il quarto. No, è quello che profetizza il quarto, ma quello che Ageo ha fatto costruire a Zorobabel era il secondo. Sì. Quindi la profezia sembra che si riferisse al secondo che spronava alla costruzione. Però che la profezia lì, mi sbaglierò anche, ma come lo vedo io, quello è il quarto tempio. Perché dice che sarà più glorioso e gli darò la pace. Dov'è la pace? Cioè, secondo te vedi molta pace in Medio Oriente? No. Nada tolto. Ma non c'è più neanche il tempio. Sì. Cioè, se questo tempio sarà superiore al primo, caro mio, sarà una cosa che verranno dalla luna per andare a vederlo, sta cosa. Capito? E deve durare mille anni, Sì, capito? Sì, quindi qui si parla di fondamenta, altro che cemento armato, saranno blocchi di granito alla grande. Va bene? Sì, grazie. Allora, dicevo, parlavo del problema del mezzo cuore, mezzo cuore Israele antica, e il problema del mezzo cuore dell'Israele cristiana di oggi, dicevo. Torniamo a Ageo. Ageo dice ad Israele, devi andare al capitolo 2, 11, 13 e 14, mi devi leggere gentilmente, 11. Ageo 2, 11. Così dice l'Eterno degli eserciti, interroga i sacerdoti riguardo alla legge, dicendo... Dicendo cosa? Salta al 13. Se uno che è impuro per il contatto di un cadavere tocca una di queste, diventerà essa impura? I sacerdoti risposero e dissero, sì, diventerà impura. Ok, alt. Pausa. E allora Geo rispose, verso 14, e disse. Così è questo popolo, così è questa nazione davanti a me, dice l'Eterno, e così è ogni lavoro delle loro mani, e ciò che là mi offrono è impuro. Capito? Cioè non è che rigava diritto. Qui Israele dormiva. Non gli interessava questione del Tempio, ma costruirsi le loro case lussuose. Oggi i cristiani di oggi, mica gli interessa questione del Tempio mondiale della Nuova Gerusalemme, che Gesù, il vero Zorobabel, va bene? Sta costruendo. Qui ci sono i messaggeri a spronare, incitare, incoraggiare, profetizzare la Chiesa cristiana da sé da fare, di cui io spero di essere uno di questi, una voce nel deserto, spero.
Ma la Chiesa non ne vuole sapere niente. Vogliono l'incenso della domenica, la comunione e ciao, ci vediamo dopo 6 programmi televisivi settimana prossima. Chiesa stramorta. Allora, cosa dice il verso 14? Quello che mi offrono è? Impuro. Impuro. Così ogni lavoro delle loro mani. Sta dicendo tutti i lavori delle vostre mani è impuro. Vogliamo tradurre cosa vuol dire questo? Bisogna aggiornare la Bibbia. Se uno legge, dice, sta parlando di Israele. No, sta parlando di Israele e a me. E a te. Sì. E a tutti sta parlando. Impuro cos'è impuro? Il nostro lavorare per il mondo. E non è benedetto lavorare per il mondo. Se, ho detto se, non è proibito, ma c'è un se. Se non viene usato innanzitutto, prima di tutto, assolutamente prima di tutto, per la gloria di Dio. Non dice non lavorate per il mondo, dice potete lavorare per il mondo, ma non prima di tutto per il mondo. Prima di tutto usate il lavoro del mondo, lo stipendio, i soldini che guadagnate, per il Signore, per l'Eterno. Stampatevi i volantini da distribuire, i CD della chiesa che appartenete alla mia chiesa, benvenutissimi. Volete appartenere alla chiesa meglio della mia? Tranquilli, vi benedico anche così, non mi interessa, non sono qua a rubare pecore di nessuno. Va bene, in cielo non ci saranno pentabattisti o battisti cattolici, niente, ci sarà un pastore. E allora, innanzitutto lavoriamo per il Signore, per costruire la sua Nuova Gerusalemme, il suo regno di Dio, che è un regno eterno, perché se edifichiamo, scrivetelo, se edifichiamo e accumuliamo per il mondo, vorrà dire ammassare come paglia per il fuoco di Dio. Saltiamo a 1 Corinzi 3, facciamo una pausa qui e poi torniamo a Ageo. 1 Corinzi 3. 3, deve andare a 10. Leggi 4 scritture, 10 fino al 13, grazie. 1 Corinzi 3, 10 a 13. Cosa sto parlando qui? Sto parlando di quelli che ammassano, ammucchiano, credono di ammucchiare ricchezza, case, terreni, macchine, contromacchine. Paglia. Avanti. 1 Corinzi 3, 10 a 13. Io, secondo la grazia di Dio che mi è stata data come savio architetto, ho posto il fondamento, altri vi edifica sopra, ma badi ciascuno come egli vi edifica sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora se uno edifica su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, oppure legno, fieno, paglia, posso mettere un'aggiunta, immondizia? Posso aggiungere religione fasulla? Avanti. L'opera di ognuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà. Poiché quel giorno ha da apparire qual fuoco, e il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno. Matteo 6,33. Gesù che parla. Matteo 6,33. Ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Cosa sta dicendo Gesù qua? Non andate a cercare la paglia dello smartphone, il fieno della macchina nuova, la cartaccia di una casa. Sì, d'accordo, Dio vi darà. Però, se volete che ve lo dia Dio e non il mondo, quindi benedetto e non maledetto, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. La sua giustizia? E tutto quello che vi serve vi sarà sopraggiunto. Capito? La differenza tra mettere l'anima per un lavoro, una carriera, una scuola, un diploma, leccare i piedi a un direttore, un padrone. Sì, ti darà le briciole, certo, ma non sarà benedetto. Sì, avrai la BMW, la Mercedes, avrai il trabicolo, ma non sarà benedetto. Viaggerai, ma stai attento agli incidenti. Sta attento, avrai la casa sì, ma attento ai debiti, al mutuo, sì, d'accordo, attenzione. Ma se vuoi essere benedetto, invece di comprare una Mercedes ti comprerai una Topolina, ti comprerai una Fiat, non Fiat 500, una Fiat 490, però sarà benedetto. Magari non abiterai
in una villetta, eccetera, magari però abiterai in, via Betlemme, numero stalla, numero della stalla, va bene? Va bene, io direi di chiudere con una buona notizia, abbiamo gridato abbastanza, sì. Direi, no? Che succede però se ci togliamo le catene, ci togliamo gli attaccamenti spropositati terreni? Che succede se veramente cerchiamo innanzitutto Dio, l'interesse suo, non il nostro, non la nostra convenienza ma la sua, non il nostro bene ma prima il suo, il nostro bene, Dio vuole il nostro bene ma prima deve venire il suo, perché? Ma perché è così? Perché è lui che ha creato il bene, se non cerchi lui, sì, avrai un po' di bene qui, te lo daranno, il mondo ti darà qualche briciola, Matteo Renzi ti farà contento un pochino, quelli di Bruxelles ti daranno 4 briciole per comprarti 4 stracci, va bene? Ma non saranno benedetti da Dio, alla fine diventerai come loro, come sono a Bruxelles, frustrati, depressi, arrabbiati, pieni di odio. Se non sei bruxelliano, niente, per loro non va. Va bene, però se invece cerchi il regno di Dio, sua giustizia, magari non avrai tutte le cose che il diavolo promette, grazie a Dio no, ma quel poco che avrai, quella stalla di Betlemme dove abiterai, virgolette, sarà benedetta. Saltiamo a Ageo 2.15. Ageo 2.15. Ho detto che cambiamo registro, okay. Andiamo alle benedizioni, mm-hmm. Adesso frate Giuseppe si darà una calmata, va bene? Ma è Ageo che sta profetizzando perché, qui? No, perché Dio vuole benedire, amen. Va bene, c'è anche il tempo che frate Giuseppe deve smettere di gridare e ascoltare le benedizioni di Dio, dico bene o benissimo? Sì, avanti. Dici benissimo, avanti. Ageo 2.15. Ora considerate bene da questo giorno in avanti, prima che si mettesse pietra su pietra nel Tempio dell'Eterno. Va bene? Da quel tempo, quando uno veniva a un mucchio di 20 misure... Ce n'erano 10. Ce n'erano solo 10. Quando uno veniva al tino per cavare dal tino 50 bati... Ce n'erano 20. Io vi colpì con il carbonchio, con la ruggine e con la grandine in ogni lavoro delle vostre mani, ma voi non tornaste a me, dice l'Eterno. Hai capito? Cioè è Dio che colpisce, questa maledizione è il diavolo, sapete che non è sempre il diavolo. A volte è Dio che permette Babilonia, a Medio Persia, l'Anticristo e la tribolazione, per dare una svegliata a una chiesa che non ne vuole sapere di svegliarsi. Verso 18. Considerate bene da oggi in avanti, dal 24esimo giorno del nono mese, dal giorno in cui si posero le fondamenta del Tempio dell'Eterno. Considerate bene. C'è ancora del grano nel granaio? La vite, il fico, il melograno e l'ulivo non hanno ancora dato frutto. Ma da questo giorno? Ma da questo giorno in poi, io vi benedirò. Oh, forza tutti i fratelli che ci seguono. Oh, grazie Gesù. Ho detto tutti i fratelli che ci seguono. Quelli di qua, svegliate. Oh, ed ecco che, virgola, gloria a Dio, virgola, quelli che veramente amavano il Signore iniziano ad ascoltare il profeta. Ageo 2.12. Zorobabel, figlio di Sheatiel, e Giosuè, figlio di Jehozadak, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo, diedero ascolto alla voce dell'Eterno, il loro Dio. Questo vuol dire che l'Eterno era il loro Dio, perché come si fa a sapere se l'Eterno non è il suo Dio, il mio Dio? Perché non ascoltano, ma se ascoltano, è allora l'Eterno è il loro Dio. Diedero ascolto alla voce dell'Eterno, il loro Dio, e alle parole del profeta Ageo, perché l'Eterno, il loro Dio, lo aveva mandato, e il popolo ebbe timore della presenza dell'Eterno. Va bene? Quindi attenzione ad ascoltare i messaggeri che l'Eterno manda, e non ascoltare quelli che lui non manda, anche se quelli che non manda hanno sempre la voce più grossa, il microfono più grande, sono sempre in televisione, sempre sul balcone, eccetera. Mussolini era sul balcone.
E poi grandi masse davanti. Attenzione quelli che stanno sui balconi. Avanti. Allora Ageo, il messaggero dell'Eterno, proclamò al popolo il messaggio dell'Eterno dicendo: Io sono con voi, dice l'Eterno. Insieme. Io sono con voi, dice l'Eterno. Così l'Eterno destò lo spirito di Zerobabel, figlio di Sheatiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Jehozadak, il sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Allora essi vennero e iniziarono il lavoro sulla casa dell'Eterno degli eserciti, il loro Dio, nel 24° giorno del 6° mese, il 2° anno del re Dario. Alleluia. Concludiamo con Ageo 2:20 al 23. Concludiamo. La parola dell'Eterno fu rivolta per la seconda volta ad Ageo, il 24° giorno del mese, dicendo: Parla a Zorobabel, governatore di Giuda, e digli: Io farò tremare i cieli e la terra, rovescerò il trono dei regni e distruggerò la forza dei regni delle nazioni. Rovescerò i carri e quelli che vi montano. Cadranno i cavalli e i loro cavalieri, l'uno per la spada del suo fratello. In quel giorno, dice l'Eterno degli eserciti, io ti prenderò, o Zerobabel, figlio di Sheatiel, mio servo, dice l'Eterno, e ti porrò come un sigillo, perché io ti ho scelto, dice l'Eterno degli eserciti. Alleluia. Quindi Zerobabel qui, questo leader meraviglioso, leader di Israele che li guidava, spronato dai due profeti, va bene, li guidava a costruire casa di Dio, era, simboleggia un po' la sposa di Cristo. I due profeti simboleggiano i 144.000, perché la parola di Dio, così dice Gesù Cristo, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. È lo stesso. Quindi i problemi di ieri li vediamo oggi, gli SCI che vengono a vedere che sono anche peggio, e la maniera che Dio ha fatto ieri e quello che ha detto ieri lo dice ancora oggi, il Signore non è che il Signore ha cambiato. Va bene? E allora e qui vediamo che così come Dio ha trattato l'Israele una volta, così tratterà quella nuova, cioè manderà persecuzione e poi perdono. Capisce? Manda i nemici e poi li salva. E poi Zerobabel dice: io ti porrò come un sigillo, perché io ti ho scelto. Sta parlando, e questa rappresenta la sposa di Cristo. Grazie Gesù. Va bene, i due profeti sono i 144.000. Non è che i due profeti sono andati a distruggere l'impero mondiale che dominava. No, semplicemente sono andati a svegliare la chiesa che dormiva. I 144.000 nella tribolazione che viene faranno questo, andranno a svegliare i cristiani. Cosa fate qui? Spostatevi, dovete far questo, dovete far quello, andate a evangelizzare, datevi da fare, stiamo costruendo un tempio e il rifugio è in quel bosco là. Quanti siete? Noi siamo una cinquantina, 50, prendete 20, 10, 20 tende, spostatevi e fate un accampamento in quel bosco. E male? No, niente. Lì il problema? No, lì siete protetti. Perché? Perché dice il Signore. Vai verso alla sorgente e lì Elia beveva l'acqua della sorgente. E se si secca, vai dalla vedova di Sarepta e lei provvederà. D'accordo? È un'immagine perfetta di quello che avverrà. Sì. Bene, così con questo. Questo è il messaggio. Grazie, di Signore. È il messaggio di Ageo. Sì. Per noi oggi, perché quando leggete le profezie del Vecchio Testamento, anche del Nuovo, quando leggete queste profezie, dovete applicarle oggi. Che ogni profezia, dico ogni profezia del Vecchio Testamento, è applicabile oggi. Quando Gesù arrivò, applicò tutte le profezie a se stesso per innalzare la verità. E diciamo che sono vecchie. No, non sono vecchie, la parola di Dio non è mai vecchia, mai vecchia. L'aritmetica non era vecchia mille anni fa, è la stessa di oggi. Sì, Gesù è Cristo molto... è lo stesso ieri, oggi e per sempre, in cielo, in Nuova Gerusalemme, nel millennio, dopo millennio, per l'eternità. Angela. Sì, è molto valido il messaggio di Ageo oggi, perché il messaggio è che se il nostro lavorare per il mondo non è benedetto, è perché non mettiamo Gesù sul primo posto e diventa impuro. Quindi è molto valido, perché molti si chiedono perché lavoro tanto e non sono benedetto. Ma stai mettendo Gesù sul primo posto?
Sì, perché mia moglie, mio marito, mio matrimonio, i miei figli, la mia casa, il mio lavoro, perché, perché, perché? Ma ti sei messo in ginocchio e chiesto al Signore che magari quel tuo matrimonio non funziona, le finanze maledette, magari è solamente la cima dell'iceberg, andiamo a vedere sotto dove non si vede il ghiaccio. Vediamo cosa caspita succede sotto sotto in quel luogo buio del tuo cuore, della tua anima, cos'è che non hai dato a Dio? Amen. E anche il fatto che uno si lamenta sempre, invece di lodare sempre, già quello lì già mostra. Se hai fede vera, quando vieni provato, va bene, loderai il Signore, nella malattia, nelle disgrazie, nel divorzio, nella morte. E quella era fede vera. Grazie. Isacco sull'altare, fede vera, superato 10 con lode. Altro che Isacco sull'altare, qui è uno, qui c'è, viviamo un tempo di religione che uno ha pure messo l'altare, neanche la sua evangelizzazione, niente, vuole solo sedersi a scaldare una panca e poi ti lamenti che viene l'anticristo col marchio. Va bene, allora fratelli, svegliamoci tutti quanti, cominciando da noi messaggeri, io mi devo svegliare, i messaggeri devono svegliarsi, nel nome di Gesù Cristo, vero, fratelli, sì, io vi benedico. In nome di Gesù, amen. E facciamo una pausa, mettiamo un canto e poi facciamo la preghiera per i fratelli. Ascoltiamo, cercatemi e vivrete.